Era abbastanza telefonata, vero? Che per rimettere ordine nel fluire dei wheelie, il prossimo soggetto, o meglio, oggetto del desiderio, fosse Daisy Ridley. Oltre al cedere all'amore, ovviamente, per un attore o un'attrice, il punto dei wheelie di guardarne tutta la filmografia, abbiamo sempre detto, era vedere qualcuno crescere, no? E nel caso di Daisy, secondo me, questo è più vero che in altre circostanze, perché ha cominciato molto giovane e quindi la si può vedere evolversi, insomma, attraverso tantissimi corti, un po' di cose veramente inusuali, secondo me. E mi è piaciuto poter collezionare quasi tutto. Vabbè, adesso andiamo con ordine. Nel 91 dà la voce alla protagonista di Only Yesterday dello studio Ghibli. Per il 25esimo anniversario è stata realizzata una versione in inglese. E in quel caso, appunto, le voci sono state quella di Daisy e quella di Dev Patel. La storia di una giovane donna che sta andando verso la campagna per andare a trovare dei parenti in una fattoria. E nel frattempo ha un sacco di flashbacks sulla propria infanzia e pubertà crescendo a Tokyo. In più, quando arriva in stazione, la va a prendere Toshio. E questo muove altre emozioni dimenticate in lei. Lo studio Ghibli è lo studio Ghibli, dopo tutto. L'animazione è semplice e elegantissima, è poetico e parla, come al solito, di una storia personale che però si applica alle emozioni universali. Meraviglioso. Adesso la presenza di Daisy in questo caso lo rende particolarmente prezioso, ma già di per sé è un capolavoro, secondo me. Poi nel 2013 partecipa a un progetto veramente bizzarro, naturalmente come di tutte le altre cose che ho trovato trovi il link nel box, ma c'è anche sull'App Store e per Google Play. Si tratta di un film interattivo che si svolge un po' come un videogioco o forse più come un libro game, per cui devi fare delle scelte. Il punto è imparare a reagire in situazioni di crisi e a fornire soccorso, insomma decidere cosa fare con vari scenari. Secondo me è veramente un bellissimo progetto. Poi sempre nel 2013 partecipa a Casualty, che è uno di quegli show senza fine con 200 milioni di spin-off. Questo mette insieme un po' Law & Order e ER. Lei è nella puntata 28 della stagione 27, io ahimè non l'ho trovata, però l'episodio, se vuoi cercarlo, si chiama And the Walls Came Tumbling Down. Sempre 2013 c'è uno short, si chiama Blue Season, lo trovi qua su YouTube, è linkato nel box. È un corto che è rientrato nella Sci-Fi London 48 Hour Film Challenge. Lei è molto giovane ed è veramente molto brava. Ora, come succede forse spesso in corti di questo genere, non è che sia tutto perfettamente spiegato e francamente questa è spesso la ragione per cui mi piacciono i corti. Cioè mi piace che siano queste fettine sottilissime, però con una caratterizzazione fatta in modo molto veloce e con tratti molto netti. È inquietante, è ben fatto, dura 5 minuti e 20, io ti consiglio di dargli un'occhiata. Oh, poi c'è Youngers, che è una serie TV del 2013, viene definita una musical dramedy. Tutto partiva da una coppia di amici con prospettive di vita molto diverse. A questa prima coppia di amici si aggiunge una ragazza che uno dei due ha conosciuto al college, tutti e tre diventano molto amici e il risultato è che insieme fondano un gruppo che si chiama Youngers. Nell'episodio 5 della prima stagione Daisy interpreta un personaggio molto molto marginale che si chiama Jessie. Poi c'è un video, trovi su Vimeo, è sempre il 2013, è per Lights On, è una storia veramente un po' scaldacuore che si intromette un po' qua e là in mezzo alla traccia. E una coppia di amici, una è Daisy, lui è molto bravo a fare il DJ, lui fa una cassetta, lei in qualche modo fa arrivare questa cassetta a qualcuno che può effettivamente farne qualcosa e poi ci sono le reazioni dell'amico e di Daisy. È molto dolce, molto veloce, posso capire che qualcuno che potesse star cercando lei possa aver visto nelle emozioni così candidamente, ecco, dimostrate un grande futuro per lei. Poi c'è un altro short che ti consiglio di vedere subito perché è tutto incluso, titoli e quant'altro, dura 20 secondi, si chiama 100% Beef. Anche lui rientrava in una challenge. Lo scopo, dunque, il tema del 2013 era l'horror. Lo scopo era fare un horror brevissimo fatto di 4 inquadrature, ciascuna di 4 secondi. C'è molto poco che posso dirti di questo corto senza spoilerartelo. Io ti consiglio di andartelo subito, subito a vedere. Sempre 2013, Daisy ha una particina nell'episodio 3 della prima stagione di Toast of London. Toast of London è una delle fatiche del comico Matt Berry, quello di Snuffbox, quello di IT Crowd, quello di The Mighty Bush, che qui interpreta Stephen Toast, che è un attore di mezza età con un paio di centinaia di errori alle spalle, si seguono le sue vicende in scena e non. Daisy fa un'assistente di palco dietro le quinte a teatro, la si vede forse per gli ultimi 40 secondi, però francamente non importa perché è una grande
gran scusa per consigliarti Toast of London. È quell'umorismo veramente British. Veramente ti metti a ridere davanti allo schermo. È stupendo. Oh, ho dato la caccia a un altro corto del 2013 che si chiama Crossed Wires, dovunque nell'internet, ma ho trovato solo un sacco di altri corti che si chiamano Crossed Wires. Di questo, con Daisy, ho trovato solo un trailer, dura 35 secondi. Francamente è anche gestito in modo che non si capisca la storia, cioè non è uno di quelli che ti super spoilera come effettivamente vada la faccenda. Peccato perché da quel poco che si vede, ecco, mi sembra siano quei casi in cui le espressioni di Daisy Ridley sono veramente viscerali, cioè io credo che lei abbia un modo di trasmetterti emozione in modo veramente molto speciale, molto vero, molto autentico. Mi dispiace, ecco, non aver visto che cosa abbia fatto qui. Nel 2014 c'è un altro corto. Lui, il corto, è bellissimo. Di suo Daisy ha una particina minuscola. Lo trovi linkato, è su Vimeo. È una storia. Si chiama, scusa, non ho detto come si chiama? Si chiama Under. È una storia che sembra essere quella di un appuntamento al buio. Le cose sono più complicate di così. Daisy interpreta la cameriera del Greasy Spoon in cui ci si incontra. È emotivo, è toccante, è intelligente. Secondo me è un gran bel corto. Di nuovo, al di là della presenza di Daisy, che si intravede appena, purtroppo. Di nuovo 2014, qui è un episodio doppio di Silent Witness. Questa è un'altra serie infinita che mescola CSI, Law and Order, ER, eccetera. Daisy è presente nell'episodio 9 e 10 della stagione 17, si chiama The Fraternity, parte 1 e 2. Lei interpreta un'adolescente tormentata. C'è un momento in cui lei cammina piangendo a bordo della strada che veramente ti contrae le budella. Sai quell'espressione che in realtà fa anche in Star Wars, quella in cui è anche arrabbiata oltre a star soffrendo. Io trovo che lei sia magnifica, in particolare in quei momenti, e quindi di nuovo, secondo me si vedono le radici del radioso futuro. E a proposito di radioso futuro, qui Vets c'è soltanto una clip su YouTube, ma te la devi vedere, dura pochissimo. Nel 2014 fa un'apparizione in Mr. Selfridge, che è un period drama inglese sul fondatore dello store Selfridges. Daisy interpreta Roxy Scarlett e fa un accento newyorkese che dovrebbe finire in un museo. L'episodio è l'8 della seconda stagione e lei ha bisogno di un sacco di paia di guanti. Questo mi ha scocciato da morire, Vets, perché non l'ho trovato. È il 2015, si chiama Scroll. Dovrebbe essere un low budget horror, quindi sono proprio quelli che piacciono a me. La storia è quella di due amici che iniziano a scrivere un fumetto che poi prende vita. A quanto pare ha fatto tutto il giro dei festivals di genere, però non è distribuito. Insomma, io non l'ho trovato da nessuna parte, questo mi scoccia veramente tanto. Poi, naturalmente, arriva Ray e francamente insieme a lei tutte le ospitate nei vari talk shows, in particolare ti consiglio di guardare Daisy al Graham Norton perché è da morire, è stupenda, specialmente quando è con John, per cui si vede che insomma i due sono molto amici e condividono storie l'una sull'altro, è divertentissimo. Certo, l'essere Ray ha portato anche in essere Forces of Destiny, di cui a me francamente non piace per niente l'animazione. Però vabbè, ho pensato di citarteli e anche questi te li linko nel box. 2017, Assassinio sull'Orient Express. Secondo me era uno dei titoli principali del Netflix, forse quello da cui avevo pensato di farlo. È ovviamente diretto da Kenneth Branagh che interpreta, divertendosi da morire, Hercule Poirot. Con i baffi, secondo me, più clamorosi degli ultimi anni del cinema e che francamente sono così gloriosi da distrarti da quello che succede durante il film. La cosa che mi ha stupito è che ne avevo sentito dire cosacce, avevo visto che su Rotten Tomatoes ha entrambe le votazioni con lo splat verde, quindi non mi aspettavo granché. Ed è vero che è un film che si concentra forse più sullo stile che su qualsiasi altra cosa? Però a me è piaciuto, io l'ho trovato divertente. Mi è piaciuto tanto che fosse sottolineato il lato un po' OCD di Poirot, come se fosse il lato negativo, diciamo, delle celluline grigie. E adoro sia Kenneth che Hercule Poirot e vederli essere uno solo mi ha divertito tanto. Chissà se arriverà Death on the Nile. Io francamente lo spero. Daisy interpreta Miss Mary Debenham. Se posso dire, c'è una scena in particolare, forse il primo colloquio che ha con Poirot, dove l'ho trovata molto sottotono rispetto a tutte le altre volte. Cioè, secondo me lei ha un modo di infilarsi nel ruolo veramente al 100%. Nella prima scena qua mi è sembrata, non lo so, meno riuscita, ecco. E quindi mi ero preoccupata e francamente questo discorso mi sento di poterlo applicare quasi, a parte Dame Judi Dench ovviamente, forse a tutti quelli presenti. E c'è un cast incredibile, veramente un po' la crème della crème di qua e di là dall'oceano, francamente. E mi ha stupito anche rendermi conto che tante scene che io avevo detto, che schifo, è tutto CGI, per cui mi ricordava un po'. Ti ricordi Sky Captain and the World of Tomorrow? Beh, invece no.
Pare che gran parte di questi effetti, tipo quello sul ponte, che io avrei giurato fosse tutto ricostruito in CGI, invece no, è grazie barra per colpa di Harris Zambarlucos, che è lo stesso che aveva curato Mamma Mia e Thor. E mi sono chiesta se questo effetto un po' patinato, un po' favolesco, ecco, non mi abbia fatto pensare alla CG invece che effettivamente alla ricostruzione. Alla fine, nonostante tutti i suoi difetti, ti ripeto, a me è piaciuto, forse anche perché non è che lo guardassi aspettandomi di sapere come andasse a finire. La storia per chiunque è molto chiara, ecco, quindi forse è anche per quello che si sono concentrati più sul resto, perché ci sono due versioni precedenti, almeno due versioni, che sono talmente perfette di Murder on the Orient Express, che cioè, forse non puoi pensare di fare veramente qualcosa di nuovo, benché ci siano dei movimenti di camera che secondo me ci hanno un po' provato a fare le cose inedite. Però non sono neanche nuove dello stile di Kenneth, quindi forse è solo il suo modo di dirigere. Bello che lo chiamo solo col primo nome. E poi ahimè siamo già arrivati, perché il 22 gennaio è uscito Ophelia, ma ovviamente io non l'ho ancora visto, quindi per il futuro ci aspetta. Colma, una donna in punto di morte ha una scelta da fare: ricongiungersi al suo grande amore perduto nell'aldilà o tornare giovane al giorno in cui un incidente d'auto quel grande amore gliel'ha portato via. Mi sembra molto promettente. Poi ci sarà A Woman of No Importance, che è la storia di Virginia Hall, spia americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi Peter Rabbit, lei darà la voce a Cottontail. Il 1 marzo del 2019, quindi abbiamo un po' di tempo, forse non l'hanno neanche girato, dovrebbe uscire Chaos Walking insieme a Tom Holland, Mads Mikkelsen e Nick Jonas, che è ambientato in un mondo distopico dove non ci sono donne, quindi mi chiedo cosa interpreti Daisy Ridley, ma sono curiosa di vederlo. Ogni essere vivente sente i pensieri di tutti gli altri in un flusso di immagini, parole e suoni chiamato The Noise. Jeez. Poi, naturalmente, 20 dicembre 2019, Episode 9. E così, se come me sei un po' impaziente per quanto riguarda appunto dicembre 2019, se non altro puoi avere qualche piccola dose di una acerba Rey che possa forse addolcire un po' l'attesa. Io devo dire che nel ruolo di Guerra Stellare, insomma, l'ho amata dalla prima inquadratura, la trovo sempre deliziosa, anche nelle interviste o su Instagram e quant'altro, quindi sono stata molto contenta di avere la scusa per poter fare questo Willy. E naturalmente, come ripetuto 200 milioni di volte, per quanto riguarda questo genere di video, ci vedremo appena sarò pronta, presumibilmente dopo i veni vidi degli Oscar, con il previsto Willy su Jake. Siamo arrivati giusti giusti alla vigilia dell'Oscar Contest e così posso finalmente ripetere ti abbraccio e se ti va, ci vediamo domani. Ciao!